Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video che avevo programmato già da un sacco di tempo, ma che non ero ancora riuscita a registrare. Vorrei parlarvi dell'audiolibro, non tanto dei titoli degli audiolibri che ho letto, ma proprio dell'audiolibro come categoria, chiamiamola così. E naturalmente vi voglio raccontare in principal modo la mia esperienza con gli audiolibri. Io so che ci sono delle opinioni contrastanti, ci sono persone che non la considerano neanche una modalità di lettura, ci sono persone che li amano e poi ci sono quelli che si trovano in una posizione intermedia, quindi hanno un'opinione un pochino più moderata. Io sinceramente li apprezzo tantissimo e sono entrata in contatto con gli audiolibri da relativamente poco tempo. Sono circa un paio d'anni che ascolto audiolibri e l'ho fatto da quando ho cambiato lavoro, quindi circa un paio di anni fa. Perché anche se io amo il mio lavoro e non lo cambierei mai e sono felicissima, devo ammettere che a livello oggettivo ci sono delle mansioni un po' ripetitive, un po' noiose nell'ambito delle mie ore di lavoro. E considerando che io lavoro da casa, quindi non ho la possibilità di parlare con il collega della scrivania a fianco, ho sentito l'esigenza di una compagnia, qualcosa che mentre io svolgevo queste attività lavorative mi tenesse proprio compagnia. Quindi all'inizio l'audiolibro per me non è stato altro che un sottofondo. Mi faceva piacere ascoltare magari una storia carina intanto che svolgevo il mio lavoro. Però se inizialmente ascoltavo degli audiolibri un po' a caso, nel senso che andavo su YouTube, guardavo quello che c'era e lo ascoltavo, poi però siccome mi sono accorta che gli audiolibri mi piacevano, ho sentito l'esigenza di alzare la qualità. Quindi la qualità dell'ascolto, inteso proprio come modalità di lettura, semplicemente selezionavo le voci che mi piacevano di più e ho cambiato anche le storie. Se inizialmente magari erano dei semplici racconti molto brevi, ho cominciato con i romanzi, con i libri un pochino più lunghi, un pochino più importanti, diciamo così. E quindi sono passata poi anche ad altre piattaforme. Ho provato Audible, che secondo me è la migliore in assoluto. Poi ho provato anche Rai Sound, che ha il grande vantaggio di essere gratuita. Quindi semplicemente registrandovi al sito potete ascoltare tutti gli audiolibri presenti gratuitamente. Però ha una cosa che a me sinceramente non piace per niente. All'interno della lettura ci sono degli stacchetti musicali, io li chiamo così, c'è una musica, parte una musica e dura a lungo, è una musica che dura un bel po'. Quindi mi faceva un po' perdere il filo della storia, ma soprattutto mi dava fastidio che all'interno della lettura ci fossero queste lunghe pause musicali. E quindi alla fine ho smesso di ascoltare gli audiolibri su Rai Sound per questa ragione, però la modalità di lettura e la qualità della lettura è ottima perché comunque sono ben interpretati, sono ben letti e quindi mi è dispiaciuto, ma questo stacchetto musicale io proprio non lo sopportavo. Invece Audible è quella che preferisco, che mi piace di più in assoluto perché i libri sono letti splendidamente, non annoiano, sono veramente interpretati in modo impeccabile, quindi secondo me ascoltare un audiolibro su Audible alza davvero la qualità dell'audiolibro stesso. Invece su YouTube c'è un po' di tutto, nel senso che trovate la persona che legge benissimo e trovate invece degli audiolibri magari che hanno una qualità un po' più scadente e quindi magari non sono così entusiasmanti, però anche quella è una cosa soggettiva perché una voce che a me piace tantissimo magari ad un'altra persona non piace, quindi insomma bisogna ascoltare personalmente e selezionare le voci che preferite. E a proposito di questo, lasciatemi dire che secondo me la qualità principale dell'audiolibro è la modalità di lettura, quindi non solo il tipo di voce, ma proprio l'interpretazione. Un audiolibro, per essere davvero bello, secondo me deve essere ben letto e ben interpretato, quindi la voce non deve risultare noiosa, piatta, priva di sentimento, ma deve proprio interpretare la storia, perché altrimenti risulterà noiosissimo. Io ho ascoltato anche libri letti, diciamo un po' così,
effettivamente mi sono abbastanza annoiata. Invece i libri letti bene e anche un po' interpretati vi catturano, secondo il mio punto di vista, naturalmente. Quindi la mia esperienza con l'audiolibro è positiva e io mi sento di consigliarvelo, però fate attenzione a selezionare comunque la voce giusta, non tanto la piattaforma giusta, perché quello poi dipende da quello che cercate. Però sicuramente selezionare la voce giusta per rendere questa esperienza piacevole e arricchente e non noiosa. Devo dire che alcuni audiolibri che ho ascoltato me li ha consigliati mia mamma, quindi in un certo senso lei ha fatto un po' da cavia perché li ha ascoltati prima lei e poi magari me ne ha parlato, me li ha consigliati, io li ho ascoltati a mia volta e devo dire che effettivamente erano molto belli. Mia mamma non ascolta audiolibri su Audible, ma su RaySound oppure su YouTube. E anche su YouTube se ne trovano veramente tantissimi letti molto bene, quindi non è necessario per forza pagare un abbonamento, perché facendo una ricerca un pochino più accurata e selezionando un pochino gli audiolibri che trovate, sicuramente riuscirete ad avere una buona esperienza. Io volevo fare questo video proprio per raccontarvi qual è stato il mio approccio, come sono entrata in contatto con questi audiolibri, perché so che ci sono queste opinioni contrastanti, come vi dicevo all'inizio. Alcune persone non la considerano nemmeno una modalità di lettura, ma io credo che invece sia una modalità di lettura alternativa, una modalità di lettura diversa, che può essere utilissima soprattutto in alcuni casi. Il mio è il caso di una persona che deve svolgere un lavoro che a volte è noioso e quindi ha bisogno di una compagnia. Ci sono delle persone che magari per lavoro trascorrono tanto tempo in macchina, da soli, in autostrada e quindi anche loro hanno bisogno di una compagnia. E quindi hanno scoperto magari l'audiolibro, ma ci sono anche delle persone che hanno problemi alla vista o problemi di salute e quindi fanno fatica a leggere. E naturalmente in quel caso l'audiolibro è una modalità di lettura alternativa che però vi permette comunque di entrare in contatto con una storia. Io devo dire che sinceramente ci sono stati degli audiolibri che ho ascoltato e che avevo già letto in cartaceo. E mi sono piaciuti molto di più come audiolibro che come cartaceo, perché l'audiolibro era interpretato, emergevano le emozioni, i sentimenti dei personaggi e quindi mi ha catturato molto di più. Libri che magari invece su cartaceo non mi avevano entusiasmato così tanto, quindi non solo è una modalità alternativa di lettura, ma addirittura a volte per me è risultata più bella del classico libro cartaceo. Poi naturalmente a me piace tantissimo leggere, proprio leggere in cartaceo, quindi l'audiolibro è un'alternativa, ma non sostituisce assolutamente il libro cartaceo, perché comunque a me piace leggere. Io mantengo entrambe le modalità, sia la lettura normale che l'audiolibro, però la lettura in cartaceo è comunque una modalità di lettura che per quanto mi riguarda richiede più tempo, perché io durante il giorno ho tante cose da fare, anche quando non lavoro mi dedico a YouTube, comunque faccio lavori manuali, faccio altre cose. Quindi io leggo soltanto alla sera prima di andare a dormire, quindi il mio tempo è ridotto. Invece l'audiolibro lo posso ascoltare mentre lavoro, mentre faccio le faccende di casa, quindi con l'audiolibro sono riuscita a leggere molto di più, ad entrare molto di più in contatto con alcune storie. Quindi la mia esperienza è super positiva e ve lo consiglio. Ve ne volevo parlare semplicemente per condividere con voi questa mia esperienza, però fatemi sapere nei commenti se a voi piace l'audiolibro, se li ascoltate, se invece è una modalità di lettura che non conoscete. Oppure se al contrario magari non vi piace, magari se fate parte della categoria di persone che non li apprezzano, se vi va, scrivetemi il motivo per il quale non vi piacciono, perché secondo me è anche molto interessante confrontarsi anche quando ci sono opinioni opposte. Io comunque in ogni caso spero di avervi tenuto compagnia. Come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.